Si chiama RoboSimian ed è l'ultimo robot nato alla NASA, progettato e costruito al Jet Propulsion Laboratory di Pasadena, in California. Ha le sembianze di una grande scimmia e si muove appoggiandosi su quattro arti. Il suo compito è quello di arrivare dove l'uomo non può andare. Un esempio? Immaginate l'incidente in una centrale nucleare. Lo stabile viene evacuato, tutta la zona intorno resta deserta, ma bisogna entrare dentro per disattivare dei macchinari. Chi può farlo allora? E questo è il compito di RoboSimian, che è in grado di inserire e togliere una presa della corrente, per esempio, di premere un interruttore, ma anche di manipolare degli oggetti fragili senza romperli. Ed è qui che entra in gioco l'Italia. I sensori di una delle mani di RoboSimian, infatti, sono stati creati nel nostro paese, grazie al lavoro della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, in collaborazione con l'Università Ca' Foscari di Venezia e l'Istituto Italiano di Tecnologia. Ne abbiamo parlato con Calogero Oddo della Scuola Sant'Anna. Sì, allora, questo progetto, lo sviluppo di RoboSimian, è un progetto della NASA, quindi non è un progetto della nostra università, è un progetto del Jet Propulsion Lab della NASA, finanziato con fondi americani per sviluppare un robot americano. Però nell'ambito di questa attività noi abbiamo siamo inseriti con un obiettivo specifico, avviando una collaborazione scientifica. Cosa significa? Che loro, i colleghi statunitensi della NASA, hanno riconosciuto nel nostro gruppo di ricerca il Neuro Robotic Touch Lab dell'Istituto di Robotica della Scuola Sant'Anna una competenza specifica sul tema della sensorizzazione tattile, cioè sullo sviluppo di sensori di tatto artificiale per mani robotiche. Loro avevano l'esigenza all'interno del loro robot di inserire sensori tattili affinché la mano del RoboSimian avesse delle capacità prensili e di manipolazione più elaborate, più sofisticate rispetto a quello che il dispositivo precedente permetteva. Allora come ci siamo organizzati? Abbiamo deciso di scambiare persone, perché in particolare i progetti si sviluppano in primo luogo se sono presenti le persone, quindi Luca Massari, che è un dottorando di ricerca di cui sono supervisor della Scuola Sant'Anna, ha trascorso il suo periodo all'estero di 6 mesi nell'ambito del dottorato. Ed è questa una delle chiavi di lettura di un successo internazionale, la collaborazione. Nell'ambito del dottorato al Sant'Anna, 6 mesi vengono trascorsi all'estero per sviluppare un programma di ricerca congiunto. I risultati diventano proprietà condivisa e anche i benefici sono benefici congiunti. I risultati in prima istanza vanno a migliorare delle caratteristiche del robot, che sulla base di quello che abbiamo identificato come sfida scientifica era l'obiettivo principale, ma poi successivamente sono diventati anche del background che il nostro gruppo porta in Italia, perché poi le persone che vanno negli Stati Uniti o in generale gli studenti che vanno a trascorrere questi periodi all'estero poi ritornano nel nostro paese e garantiscono che così il know-how acquisito, le competenze acquisite diventano patrimonio anche nazionale. Non c'è solo l'esplorazione spaziale tra i progetti della NASA e delle altre agenzie spaziali. Tra le finalità di questi enti ci sono anche ricerca e innovazione per applicazioni civili con ricaduta sulla Terra. Insomma, per dare una risposta tecnologica ad esigenze sociali. E sarà così sempre più spesso. Le soluzioni tecnologiche nate per lo spazio in seno ad istituzioni spaziali vengono messe al servizio dei terrestri. Ma la domanda che molti si pongono è: il futuro sarà dei robot? Siamo nel contesto del cosiddetto Industria 4.0, se ne sente molto parlare, e io lo voglio dire con chiarezza. Industria 4.0, che spesso è anche associato al tema del timore del ruolo della della robotica, l'intelligenza artificiale avranno nel trasformare il mondo del lavoro. Allora, l'evoluzione, se osservate l'evoluzione della robotica oggi, si vede chiaramente che la robotica in realtà non è oggi nemica dei lavoratori, ma anzi è amica dei lavoratori. In che senso? Mentre i robot negli anni 70 erano robot che dovevano stare chiusi nelle gabbie, quindi cosa significa? Che nel momento in cui un processo produttivo veniva automatizzato completamente,
quel processo produttivo interamente automatizzato andava a togliere un posto di lavoro, perché fisicamente robot e lavoratori non potevano coesistere nello stesso spazio produttivo, perché ne aveva rischio la vita del lavoratore. Nel momento in cui un robot veniva inserito in fabbrica, non poteva coesistere, condividere lo spazio di lavoro con il lavoratore, perché avrebbe creato un rischio per la vita del lavoratore nel caso di urti, di interazioni tra la persona e il robot. La tecnologia oggi invece, vedete, la tecnologia della robotica collaborativa invece è rivoluzionaria in questo senso, perché permette la condivisione di spazio di lavoro tra il robot e la persona. E di questo si robotica collaborativa, cioè il robot che può diventare un partner, ad esempio, per alleviare il lavoratore da eseguire compiti complessi. Quindi queste tecnologie, compiti complessi o faticosi o rischiosi, però collaborando, cioè condividendo lo spazio di lavoro con la persona. Per quanto riguarda il caso specifico della mano di RoboSimian, sono diverse le strade che si aprono per le sue applicazioni extra NASA. Alcuni esempi? A parte l'ambito civile del soccorso in ambienti impervi in caso di calamità, si pensa soprattutto allo sviluppo di robot in ambito sanitario, in primis chirurgico.